Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video commento del capitolo 995 di One Piece. Come vedete abbiamo cambiato nuovamente postazione, siamo ancora in fase diciamo risolutiva, quindi ditemi anche nei commenti tra le varie cose se la location vi piace, se c'è qualche problema di audio, di video, insomma per quanto la camera sia abbastanza spoglia, sebbene qui c'è il resto che non vi mostro perché c'è il letto, eccetera, eccetera, però voglio dire, è differente dalla postazione principale e sicuramente, e spero, anche meglio della postazione precedente, però per un po' di tempo sarà questa la nostra nuova location. Magari cercherò di abbellirla lì quando potrò con qualcosina. Detto questo, quindi iniziamo questa nuova avventura di location nuova, di video commento in una location nuova e appena avrò il wifi e un po' di tempo, sperando magari nei turni al lavoro in modo tale da poter rimanere un po' a casa, partiamo di nuovo con i video in qualche modo elaborati, eccetera, eccetera. Quindi vi porterò dei video anche in prossimità dei 3.000 iscritti. Quindi, come sempre, vi ricordo, se volete, di farlo di iscrivervi e condividere il canale, il video con i vostri amici, in modo tale da arrivare ai 3.000 e oltre iscritti prima di dicembre, o comunque prima della fine dell'anno, in modo tale da poter festeggiare poi con dei video che ho in mente, appena appunto avrò anche la possibilità di farli attraverso il wifi. E ricordandovi quindi anche di seguirmi se volete su Instagram, dove potete anche contattarmi, vedere meme, fare vedere i sondaggi che faccio, eccetera, eccetera, e di seguirmi anche su TikTok, fatemi sapere ovviamente anche la vostra e lasciate un like se il video vi sarà piaciuto. Detto questo, quindi parliamo di un capitolo che, per quanto sia in qualche modo di rilievo per alcune faccende di cui parleremo tra pochissimo, è un capitolo che, vi dico la verità, mi fa un po' riflettere. Mi fa riflettere in vista non tanto di quello che sta accadendo, ma di quello che dovrà necessariamente accadere tra soli 5 capitoli, anzi 4 ormai. E quindi questa cosa, per cui adesso comunque tratteremo il video, l'argomento, insomma, mi fa un po' riflettere. Mi fa riflettere perché non sono avvenimenti che in qualche modo facciano presagire una sorpresa, un qualcosa che si avvicini al capitolo 1000. Non lo so, adesso lo svisceriamo un po', parliamo un po' in generale di tante cose, cerchiamo anche di vedere il lato positivo di questo capitolo che comunque resta tra un transizione e in realtà un, come direbbe il Gun, che saluto, un allungamento di brodo, ma comunque cerchiamo di trarre il positivo, anche se dobbiamo poi a fine video capire un po' dove stiamo andando. Ragazzi, mancano 5 capitoli, non sono pochi, non sono neanche troppi in realtà. Vedremo un po'. Allora, questo capitolo prima di tutto inizia in una maniera fantastica, senza la mini avventura di Capone. Ormai ce ne siamo liberati tutti. Ringraziamo il maestro Oda per averci deliziato con questa mini avventura, anche più del previsto. Noi veramente non ce lo meritavamo, no, nel senso, non meritavamo tanta grazia. E finalmente, voglio dire, purtroppo Oda ce ne ha liberato adesso. E quindi di conseguenza abbiamo una mini avventura, diciamo un color neanche perché non è a colori. Comunque una copertina richiesta che insomma non mi ha fatto impazzire, ma comunque sempre meglio della mini avventura di Capone. Che tra l'altro, per rispondere un po' a tutti i dubbi che avete sull'utilità di questa mini avventura, io onestamente non ve la so dire, se non in prospettiva magari di vedere poi nella prossima mini avventura a puntate, per esempio il personaggio di Loki, che in questo modo giustificherebbe la mini avventura di Lola e quindi Chiffon, Capone, eccetera, eccetera, permetterebbe Odo di non dover per forza allungare ancora di più la storia, volendola finire in 5 anni, sì, 5 no, in 5 anni. E quindi presentando un personaggio comunque importante, non tra i più importanti dell'opera, ma comunque importante nella mini avventura, in modo tale che poi quando lo vedremo nella storia principale salteremo qualche capitolo introduttivo e renderebbe il tutto un po' più movimentato anche in vista del capitolo 1000, perché poi magari inizierebbe appunto con il capitolo 1000. Presenterebbe quindi anche un personaggio nuovo nelle mini avventure, nella storia principale, vedremo cosa avverrà. Non sarebbe male. Se così non dovesse essere, è una mini avventura veramente abbastanza fine a se stessa, a meno che non si collega veramente poi nella storia principale alla questione dei giganti, anche se pure lì. Meh. Comunque, sto vedendo che devo fare alcuni accorgimenti nel prossimo video per quanto riguarda la,
visuale. Adesso lo sto facendo in diretta, si può dire, perché non ho molto tempo per riregistrarlo. Comunque poi non vi preoccupate, faremo gli accorgimenti. Comunque questo capitolo inizia in maniera entusiasmante e tra le cose più interessanti da notare subito è finalmente uno scontro primo comandante contro un'imperatrice. Ora non è uno scontro completo, ma ci fa capire tante cose, tante 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 cose. Il personaggio di Marco La Fenice è un personaggio importante per tantissimi motivi. Prima di tutto perché io penso sia il personaggio più forte dell'alleanza, anche più di Rufy, e ovviamente penso che sia abbastanza evidente dal momento in cui, per esempio, Prospero stesso affermi che senza Big Mom non avrebbe avuto speranze contro Marco La Fenice. Prospero, comunque, ricordiamo, non è il personaggio più forte della ciurma di Charlotte Lily, ma è comunque il primo figlio, e a Whole Cake non si è mai spaventato di avere Rufy, Monk e dei Rufy, come avversario. Contro Marco, invece, effettivamente la differenza di forza si nota, ma Marco dice delle cose importanti e a me fa piacere, perché non solo mi piace come personaggio, ma dà anche ragione a quello che dico da mesi, che effettivamente è la realtà dei fatti. Marco lo dice, dice: io non so ancora qual è il mio ruolo in questa guerra. E questo è un elemento importante perché ci fa capire due cose. La prima è che Marco sarà un personaggio jolly, così come Marineford. Lo vedremo un po' prendere, incassare i colpi dei personaggi più forti, quindi praticamente degli imperatori, così come è già avvenuto in questo capitolo, facendosi anche forza non solo della propria resistenza, capacità fisica, forza, eccetera, eccetera, ma anche del proprio frutto, che gli consente di rigenerarsi molto più degli altri. Quindi ha una capacità res di resilienza, di resistenza e di rigenerazione molto superiore agli altri. Questo sicuramente in una guerra di logoramento, dove tra l'altro c'è anche tutta la questione del veleno, il nostro medico di fiducia, si può dire, in questo capitolo è rimasto contagiato anche lui, quindi dal punto di vista medico, difensivo e di retrovie, Marco è un personaggio con molte R, retrovie, resistenza, resilienza, rinascita. Comunque voglio dire, è importante avere un personaggio del genere, è importante avere un personaggio del genere che tra l'altro è un primo comandante e può da solo anche paragonarsi, se non troppo, a un imperatore, e di questo adesso ne parliamo subito. Ma la seconda cosa che ci fa capire è che fondamentalmente dice una cosa giusta, dice: io non so qual è il mio ruolo in questa guerra, ma so più degli altri quanto tu sia pericolosa. E detto da un personaggio che è comunque stato tra i protagonisti di una guerra intera contro la Marina, è stato protagonista di una guerra contro un altro imperatore, è stato protagonista di tante cose, di un'esperienza pluridecennale, detto da lui questa cosa rafforza, un'altra R, e afferma quello che io ho sempre detto: gli imperatori sono di un altro livello, ma non solo gli imperatori in generale, ma Big Mom e Kaido sono veramente potentissimi perché sono nel pieno della propria forza, della propria età adulta, hanno un'esperienza ancora più evidente rispetto a Barba Nera e rispetto a Shanks, perché comunque sono entrati nel mondo della pirateria molto prima. E vi lascio qui sotto in descrizione il link per quanto riguarda le nuove info dell'SBS degli imperatori. Big Mom era imperatrice prima ancora di Barba Bianca. Questo fa riflettere e dà anche una risposta a tutti coloro che pensano che Big Mom sia molto più debole di Kaido, perché comunque fatto sta che Marco La Fenice non è che dice siete tra i più pericolosi, dice tu proprio Big Mom, io so quanto tu sia pericolosa. Insomma, quindi è un bel personaggio, e tra l'altro vediamo che per quanto sia forte, per quanto sia, ripeto, per me il più forte dell'alleanza, contro Big Mom non c'è troppa partita, ma non perché sia debole, perché nessuno avrebbe troppa partita contro Big Mom in uno contro uno soprattutto. Di fatto Big Mom riesce subito ad afferrarlo e a dire sì, vabbè, quante aree ti dai, che tra l'altro è anche vero. Ma non perché Marco si dà le aree, ma perché appunto può essere chi vuoi, ma Big Mom è Big Mom. E questa è una cosa interessante perché nel mio video, che vi lascio qui sotto in descrizione, per quanto riguarda i 21 possibili scontri a Wano, io ho proprio detto e affermato, così come anche in live con Gun l'altra volta, eccetera, eccetera, che se tutti quanti, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, quindi la ciurma di Luffy, Foder Rosso, eccetera, devono andare tutti contro Kaido, quindi tutti contro uno, serve qualcuno che impegni l'altra imperatrice. E appunto io ho detto un primo comandante di un imperatore, in questo caso Marco, uno dei flottari più forti, quindi Jinbei, e magari un ammiraglio se arriva a Wano, possono in 3, non in 10.000 così come con Kaido, ma anche solo in 3, tener testa a un'imperatrice. Ma perché solo in 3? E perché sono forti, e Marco La Fenice si candida a
ancora di più con questo capitolo ad essere un avversario di Big Mom, impegnandola di fatto, quindi permettendo a Luffy e agli altri comunque di poter attaccare Kaido. Ora, sappiamo che Prospero poi appunto vuole uccidere Marco la Fenice, tra l'altro con una freccia. Questa cosa fa riflettere su due aspetti. Prima di tutto Big Mom sembri utilizzare l'haki dell'armatura, altrimenti non potrebbe afferrare appunto Marco la Fenice, e sembrerebbe essere un haki dell'armatura, così come l'haki del re di Big Mom. Questo ci fa capire ancora una volta quanto sia forte l'imperatrice e gli imperatori in generale. È talmente forte da quasi hackizzare tutto Marco, rendendolo tangibile, perché altrimenti, a meno che Prospero non abbia un haki dell'armatura molto sviluppato, di cui magari non conosciamo, ma probabilmente anche perché comunque ha resistito alle bombe di Predro, non avrebbe potuto comunque ferire o uccidere addirittura un personaggio che, tra le tante cose, si può rigenerare. Quindi è comunque un aspetto interessante, Big Mom è comunque interessante, però Prospero sta per comunque affermando di aver sempre odiato Marco, vabbè, ma questo era abbastanza chiaro anche quando lo buttò giù, di volerlo uccidere da solo, ma è consapevole dei propri limiti. Perché ragazzi, i personaggi del mondo di One Piece sono consapevoli, anche io sono consapevole. A me fa ridere a volte quando senti in giro che gente dice che Pinguvallino uccide mostri sacri. Andiamoci con calma. Ora, Wanda e ovviamente Carrot intervengono, molto bella la scena, per quanto siano comunque in due, siano nella forma Sulong, prendano di sorpresa Perospero, riescono solo e soltanto a ferirlo superficialmente. Questo quindi è un aspetto interessante. Tra l'altro anche Big Mom non si preoccupa troppo del figlio, perché fondamentalmente credo sappia e quindi sia consapevole della capacità, della forza del figlio. Quindi Perospero, attenzione, non è tra i più forti della ciurma, ma non è così debole. E se persino Prospero ha avuto bisogno di Big Mom per fronteggiare Marco, ci fa capire quanto i primi comandanti siano forti e comunque possono fare qualcosa all'interno della guerra, e quindi giustificherebbe ancora una volta Marco più forte di Luffy. Quindi, per quanto quindi Wanda e Carrot in due a sorpresa hanno attaccato Prospero neanche si preoccupa troppo. Non dice Big Mom: mi stai lasciando da sola, dove vai? Big Mom semplicemente non ha più interesse a combattere contro Marco, per quanto questo sia un aspetto interessante, perché ci dovrebbe far capire un po' prima di tutto Big Mom dove vuole andare. Seconda cosa, potrebbe essere un errore, perché in futuro Marco potrebbe essere appunto il personaggio chiave nel bloccarla, nel temporeggiare contro di lei, quindi non farlo fuori ora sarà un errore probabilmente. Comunque, fatto sta che appunto mentre succede tutto questo, quindi l'aspetto iniziale del capitolo è comunque interessante, è tra i più interessanti tra l'altro, vediamo che cambio di scena in maniera diretta, perché Big Mom e Marco si accorgono in diretta di quello che sta avvenendo, perché appunto il veleno di Queen sta facendo effetti su chiunque. E qui succede un'altra cosa interessante, perché dà una risposta a tutti coloro, per quanto io voglia farci poi un video approfondito, così come la top power level dei flottari e degli imperatori, che vi lascio qui sotto in descrizione, la farò anche sulle supernova. Lascia un aspetto interessante che dà anche una sorta di risposta ai rapporti di forza delle supernove. E a me fa piacere aver visto quello che abbiamo visto, perché Scratchman, Apu, ma un po' tutte le supernove di serie B che non consideriamo troppo, come Bonney, come Capone, come Uroge, che consideriamo deboli, come Apu, come Hawkins, che consideriamo molto più deboli rispetto agli altri, in realtà non è così tanto, perché Apu non solo è uno contro tutti, infatti, vabbè, ovviamente i suoi ex alleati dicono: ma noi siamo alleati, darci l'antidoto. Lui giustamente dice: se ve lo do a voi sono morto, perché è l'unica cosa che mi permette di rimanere ancora in vita. E ovviamente questo l'avevo detto già nell'altro video commento, crea il presupposto perfetto per permettere anche da Pooh di entrare nell'alleanza di Luffy, perché è rimasto solo contro tutti, così come Drake è rimasto solo contro tutti. L'unica cosa, Hawkins non capisco, perché a questo punto credo che anche lui per forza di cose entrerà nell'alleanza dei buoni. Quale sarà il motivo se ancora adesso sembra essere veramente un cattivone? Comunque, fatto sta che è interessante, perché Roronoa Zoro e X Drake, che comunque insomma sono due personaggi abbastanza importanti e forti, da solo, cioè in due, non riescano a prendere in maniera definitiva questo antidoto da Scratchman Apu, che non solo deve difendersi da due contro uno, e lui lo dice: non vale, siete due contro uno. Questo no, sempre per rispondere a tutti coloro che Zoro è una bestia, non ha mostrato niente. In effetti, talmente che non mostra niente ancora adesso, che sta facendo morire tutti. Quindi evidentemente non è che lui non ha mostrato mai nulla nel nuovo mondo, evidentemente ha dei limiti, come giusto che sia. Ma ce li ha, e lo si vede ancora.
La cosa che a me fa rabbia è il personaggio di Ronald Zoro. Non si può esaltarlo così tanto se ancora adesso lui stesso afferma di avere dei limiti, ma è giusto, lui dice una cosa sacrosanta, lui analizza, anche quando lui e Luffy sono entrati nel, diciamo, nel castello, nel banchetto, Ronald Zoro ha analizzato perfettamente la situazione e dice cose giuste, dice sono tanti. E sono forti. In questo capitolo dice: io sto perdendo tempo perché devo andare a combattere a fianco di Kinemon. Ok, ma non riesce in due a prendere il veleno da una supernova che la community in generale considera debole. Questo ci deve far riflettere, ci deve far riflettere su tante cose. Ed è la stessa cosa di quando lui non riuscì a salvare Yasu perché Denjiro si mise davanti, lui invece di mostrare questo potenziale che la community dice: no, quello è fortissimo. Diceva, dai, spostati, devo salvare Yasu. Spostati, devo salvare Yasu. Non è una frase di un personaggio che è Dio sceso in terra. Quindi, effettivamente, non è Dio sceso in terra, come è giusto che sia. Permette anche al personaggio di evolversi, perché non è ancora finito il manga, quindi lo sarà Dio sceso in terra, forse, a fine opera. Altrimenti, non avrebbe senso il concetto di evoluzione del personaggio, ma adesso non lo è. Ma soprattutto non è questo che mi interessa sottolineare la questione di Apu, perché comunque Apu non solo deve difendersi due contro uno, tra l'altro un altro è un controammiraglio, ragazzi, è uno che fa parte della SWORD, è uno dei sei guerrieri volanti, cioè è una supernova, X-Drake è comunque forte, così come Ronald Zoro, ma in due non riescono a colpirlo, a prenderlo, a rubargli l'antidoto, a ucciderlo, a ferirlo, a fare quello che vogliono. Tra l'altro Scratch Van Apu deve anche difendersi da tutti, da chiunque e dal contagio. Anche dal contagio. Questo è un aspetto interessante, davvero molto interessante, perché anche io avevo un po' delle riserve per quanto riguarda questo personaggio, per quanto abbia dimostrato già della forza, dell'agilità in passato, però il fatto che comunque riesca in qualche modo a fare tutto questo mi dà da riflettere. Quindi attenzione ragazzi, Oda ci sta dando una lezione, mai sottovalutare un personaggio se non l'abbiamo ancora visto fare qualcosa. Secondo me le supernove... Anche quelle più deboli in realtà non sono così deboli, eh? Non sono così deboli. E, tra l'altro poi c'è la questione di Queen, davvero interessantissima, perché prima di tutto penso che ormai sia chiaro a tutti chi è il secondo più forte, il terzo più forte, perché Queen dice bisogna far fuori il secondo e il terzo più forti della ciurma, ovviamente di Monkey e di Luffy. Il foglio sopra è quello di Sanji, lo toglie e fa vedere quello di Roronoa, no? Quindi, secondo e terzo, vabbè, ma non è questo che mi interessa più che altro la questione dei Vismo. I Vismo ritornano preponderanti e prepotenti sulla scena perché comunque anche Judge ha un ruolo principale. Judge è un personaggio che, per esempio, noi tendiamo a sottovalutare perché è comunque uno scienziato. Quando noi pensiamo agli scienziati, Dragon Ball, a parte col Dottor Gero, pensiamo a personaggi che non hanno un'indole combattiva. Judge invece ha dimostrato comunque di saper combattere, per quanto sia più debole di Sanji, a mio parere, e lo si è visto nel combattimento tra i due, ha dovuto utilizzare molti diversivi per ferire Sanji, anche se Sanji poi era fresco e tosto, ma è comunque un personaggio importante perché, guarda caso, non solo era fortemente radicato nella ciurma di Big Mom, o lo sarebbe stato, quindi Big Mom comunque ha pensato bene di allearsi con i Germa per una tecnologia avanzata, ma anche nella ciurma di Kaido, quindi di un altro imperatore, ha un ruolo affermato. Queen non è che dice, c'è Jinbei, il cavaliere del mare. Queen non è che dice, ah, ho saputo che c'è Marco la Fenice, dice c'è un Vismuk, c'è Sanji Vismuk, figlio di Judge Vismuk. E ora, per quanto sicuramente è anche una deformazione professionale, penso, perché Quinn comunque dal punto di vista tecnologico, e lo vediamo col braccio robotico, e dal punto di vista medico sicuramente sa la sua, sicuramente ha un ruolo, e così come appunto anche Judge, comunque è una cosa rilevante. Non sto dicendo che Sanji è il personaggio più famoso della ciurma di Luffy, assolutamente no, ma nella ciurma di Kaido c'è comunque una conoscenza del cognome Vismuk e io sono curioso di capire perché. Perché questa conoscenza? Potrei capirla ancora per quanto riguarda Big Mom, perché Big Mom era interessata alla tecnologia. Kaido per ora non ha mai menzionato particolarmente questa cosa. Il fatto che Queen, comunque il secondo più forte tecnicamente della ciurma, conosca il secondo più forte della ciurma di Luffy, Sanji, è interessante e quindi è un aspetto da sottolineare. Tra l'altro, ripeto, ragazzi, ormai
Oda ce l'ha detto, ragazzi. Foglio di Sanji, secondo. Foglio di Zoro, terzo. No, poi, se non volete ancora negare l'evidenza, neghiamola, ma è così. E comunque, detto questo, la cosa interessante è che Jinbei non viene menzionato, comunque. Non lo so. Detto questo, comunque, poi, il capitolo va verso la questione di Usopp e Nami. Ora, la questione di Usopp la sorvoliamo velocemente, comunque è uno scontro quasi impari, come era anche giusto che sia. Ed è interessante vedere Ulti che rifà la tecnica che ha fatto con Rufy e vediamo ovviamente una differenza abissale. Mi dispiace per Usopp perché comunque anche dal punto di vista fisico è migliorato molto e questo miglioramento gli ha permesso di respirare ancora dopo quel colpo, però è chiaro. E tra l'altro questa è una cosa interessante perché Usopp, Nami, Chopper, che è stato ormai avvelenato, ho sorvolato quella parte perché non c'è quasi niente da dire. Kiku con un braccio in meno, i visoni e per quanto riguarda i samurai che stanno iniziando a prendere le treglie. Ragazzi, la guerra non è ufficialmente iniziata, non siamo ancora nel clou del clou, ma stiamo avendo già molte più perdite dei cattivi. E ragazzi, questo è da sottolineare. Zoro è già in difficoltà contro Apu. O comunque non riesce a vincere ed è ferito, cioè ferito in maniera marginale ovviamente, ma comunque è ferito. Usopp e KO. Nami in una posa che tra l'altro Oda ci provoca in maniera incredibile. Io la metterei come copertina, ma ho paura del YouTube, ma ci provoca in una maniera eccelsa. Sono a terra. I foderi rossi sono dimezzati. Cioè, ragazzi, la questione comincia a farsi preoccupante per i nostri. E non siamo ancora nel clou della guerra. Big Mom ancora non è intervenuta. Marco stava avendo difficoltà contro Big Mom. Quindi, quando continuiamo a dire, Rufy, questa guerra la vince, sì, insomma, la vince, si può darsi pure, ma come, visto che stiamo già praticamente perdendo, senza neanche ancora aver visto tutti i... Allora, ragazzi, consideriamo un attimo questa cosa, non abbiamo ancora visto combattere al 100% le calamità, non abbiamo visto combattere al 100% i guerrieri volanti, i Tobiroppo, non abbiamo ancora visto neanche tutti i... come si chiama là? I Numbers. Non li abbiamo visti tutti. Non abbiamo visto Kaido forma ibrida. Big Mom è proprio una macchina. Non abbiamo visto la ciurma di Big Mom. E stiamo già perdendo. Ma perdendo male. Cioè, non è che dici, vabbè, stiamo incominciando a perdere un pochino male. Ragazzi. Attenzione. Quindi, gli aiuti esterni. Penso che a questo punto qualcuno, come minimo, 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 deve ancora arrivare. Quindi, questo capitolo mi è piaciuto perché dà molte conferme, dà molte risposte, a volte anche inaspettate, come la questione di Apu, per esempio. Comunque, fatto sta che Nami in una posa provocatoria, enorme, ed è bella la questione perché noi ricordiamo che Franky la bacchettò, disse tu non devi dire Rufy diventerà, devi dire noi permetteremo a Rufy di diventare re dei pirati. Io questa cosa la sottolineai molto nel video commento, mi è piaciuto che Oda l'ha ripresa. E quando Ulti dice o mi dici che il tuo capitano non diventerà re dei pirati o ti ammazzo, Nami, come era prevedibile, piangendo perché sa che morirà, sa che ha condannato a morte forse anche Usopp, dice no, Rufy è colui che diventerà re dei pirati, ne sono certa. Bellissimo. Un po' meno bello l'intervento di Otama alla fine perché uno, che un cazzo di senso, non ha proprio senso Otama in questa guerra. Due, un cane che blocca un topiroppo. Siamo male, quindi il finale del capitolo molto bella la questione di Nami, stesa a terra con la minigonna stracciata, va bene, però la questione finale, proprio la vignette, non ha senso, ragazzi, non ha senso, cos'è? Non è niente, non è niente, quindi ok, Tama nella guerra, dobbiamo fare altre vittime, facciamo altre vittime, non lo so, mandiamoli al macello questi bambini, visto che c'è già uno su che è lì. Ok, contenti voi, insomma, vabbè, non lo so, comunque secondo me Tama non è che ci azzeccavamo, poteva salvarla chiunque Nami, ma veramente chiunque. Tama veramente non ha molto senso. Avrebbe avuto magari in più senso un Igetsu Tengu, almeno dici, vabbè, forse è abile nel combattere. Tama non ha molto senso. Comunque, detto questo, quindi il capitolo finisce qui. Cosa aspettarci nel capitolo 1000? Cercherò di fare un video, se riesco, teoria, lo monterò, cerchiamo di farlo un po' interessante, però è chiaro che il problema c'è. Tutti questi avvenimenti sono interessanti, ma non in vista di un capitolone, del capitolone della Madonna. Quindi o in questi quattro capitoli ci saranno dei ribaltoni, la storia andrà molto veloce per poi culminare nel capitolo 1000 e bloccare il tempo, cioè che tu una volta che hai letto il capitolo 1000 dici...
Oppure bisogna capire ragazzi, è una questione interessante, magari ne parliamo in live, appena avrò il wifi inizierò a fare anche le live e magari ne parliamo lì, cerchiamo di capire anche un po' meglio cosa ne pensate voi, eccetera, eccetera, però nel frattempo ovviamente fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate, lasciate un like se il video vi sarà piaciuto e ovviamente se volete appunto condividete il video, il canale con i vostri amici, dobbiamo arrivare ai 3000 e passa iscritti, ci siamo quasi, ormai mancano meno di 200 persone e vi ringrazio davvero tutti e poi se volete potete seguirmi su Instagram e TikTok, studiate, fate i bravi, siete umani, rispettiamo tutti quanti le regole, vi lascio il link che vi possono interessare di qualche video in descrizione e noi ci vediamo alla prossima, appena avrò il wifi ripartiamo con i video elaborati, live, eccetera, eccetera, rimanete aggiornati perché vi aggiorno sia nelle stories Instagram che nella sezione community di YouTube. Alla prossima, fatemi sapere anche se la location vi piace, insomma cercheremo un po' di migliorarla. Ciao ciao!